La giornata probabilmente suggerirebbe un altro tipo di occhiali, un altro tipo di abbigliamento, fa niente, noi siamo coerenti con noi stessi. Per provare che cosa? Per provare la nuova Renault Koleos, decisamente cambiata rispetto al passato e cambiata in meglio almeno da un punto di vista di design. È una vettura molto alta, un SUV da 4,67 m, che ha un comparto anteriore molto 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 stretto, ma è bello massiccio. Mi piace moltissimo infatti la calandra con questa dicitura iniziale, che dovrebbe farvi venire in mente tante cose dal punto di vista di accessori e di optional, il solito emblema di Renault e i gruppi ottici full LED adattivi che danno una bella illuminazione e che soprattutto hanno una bella trama. Adesso si sono spenti semplicemente perché l'abbiamo accesa e aperta già da un pochino e guardate che cosa succede se io mi allontano dalla vettura. La vettura si chiude. Ovviamente io adesso mi riavvicino e la riapro, sporca perché lo scoprirete dopo, cerchi da 19, apertura ovviamente keyless, io ho la chiave in tasca, tra l'altro molto bella, ve la faccio vedere, salgo a bordo per farvi vedere come ci sto. Impostazioni elettriche, senza però la possibilità di memorizzare le varie sedute del sedile. Volante che invece si orienta in profondità e in altezza, ma manualmente. Io ho tutto sotto controllo, d'altronde un SUV non potrebbe essere altrimenti, ho tanto spazio per le ginocchia, nonostante qui abbia un maniglione di dubbia utilità, almeno dal lato guida. Invece per le spalle e per la testa nessun problema, guardate quanto spazio ho in altezza fino al tetto. Ci avrei visto bene un bel tetto apribile. Dietro come ci si sta? Se guido io, lo spazio comunque non manca ed è uno spazio di tutto rispetto, naturalmente con il sedile impostato sull'altezza di Andrea rimane molto più spazio anche per uno come me e davvero non ho alcun tipo di problema. Mi piacciono molto gli agganci Isofix che sono qui nel sedile e mi piace anche la possibilità di gestire la doppia presa USB, la presa da 12 volt e anche le bocchette del climatizzatore. Plastica e materiali comunque abbastanza adeguati per quanto riguarda la copertura del sedile e anche per i sedili stessi, che pure dietro sono di pelle, essendo la Initial Paris. E vorrei farvi vedere un'altra cosa, ve la faccio vedere con Andrea. Guardate che belli gli inserti nelle portiere, su questi inserti che sono in plastica, colorati a dare quell'effetto lounge che tanto mi piace. Adesso vediamo un po' se riesco a farvi vedere anche la linea dei fari posteriori. Vediamo un attimo, attenzione, eccola qua, guardate che bello, praticamente quasi senza soluzione di continuità, tutto a LED naturalmente, una linea molto molto piacevole con due griglie che sembrerebbero due scariche ma in realtà non lo sono. Il bagagliaio si apre con il meccanismo elettroattuato che richiede un tempo adeguato per apertura. I litri del bagagliaio sono circa 500, diventano 1700. Se andiamo ad abbattere i sedili posteriori, come? Grazie a queste leve, ho dato una botta ad Andrea. Un po' dure per la verità le leve, adesso ovviamente sono bloccate dalle cinture di sicurezza, però ovviamente se io vado a togliere tutto vedete quanto possa scendere. Sotto che cosa c'è? Uno spazio adeguato per aggiungere altri piccoli oggetti e ovviamente il kit di riparazione dello pneumatico. Non posso chiudere le serrature, posso chiudere soltanto il portellone di questa Renault Koleos. Forse avete intravisto le catene del bagagliaio. Terrore all'orizzonte. Bene amici, siamo al volante della nuova ristilizzata Koleos versione 2000 Initial Paris, quindi la più accessoriata. 177 cavalli, 320 newton metro di coppia e un cambio meraviglioso, un cambio fantastico, mai provato in vita mia, un cambio rumore migliore di questo. Questo rumore è l'assistente di corsia che purtroppo non bippa, fa questo quella simula un pochino quando vai sulle, diciamo, sulle bande quelle rumorose dell'autostrada. Sì, meglio le bande rumorose che bip 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 bip. Sì, però non c'è l'assistenza sullo sterzo, sterzo e rompe le scatole, come in questo caso male. Anche agli occupanti. Diciamo del cambio, ovviamente eravamo un po' ironici, è un CVT che però è stato un pochino europeizzato, non fa troppo l'effetto scooterone, ma un po' lo fa. Però ha un settaggio delle marce, cioè quando chiediamo potenza al motore comunque senti che simula le marce, c'è comunque il kickdown in fondo all'acceleratore, però è quel compromesso che a me assolutamente non soddisfa. C'è la modalità manuale, se gira a sinistra, e qua le marce sono un pochino più le senti un pochino di più, sono 6 rapporti simulati, sì. Ma nella guida di tutti i giorni è poco intelligente,
quando acceleri e molli, anche nella guida semisportiva, comunque perde tanti giri quando molli, se devi riaccelerare devi riprendere questi giri, non è intelligentissimo. Ma in realtà perché tu hai una guida molto nervosa, tipico italiano. Non è vero. Sì. Invece questo è un cambio dal giusto compromesso per gli utilizzi americani e giapponesi. Esatto, più americani e più giapponesi. Tu sei nervoso. Io sono nervoso. È vero, sono nervoso. Nervoso. E mi ha fatto venire un po' nervoso anche lo sterzo. Non tanto per il volante, che mi piace molto questo iniziale pari, bello, con la pelle, tanti comandi al volante. Il satellite anche se che ti piace. Satellite che non mi piace, ma ormai i clienti Renault sono abituati. Basta, ce l'hanno satellite qua e quindi sdoganato. Cruise, continuerò sempre a dire, ma perché devo attivare qua il limitatore, il cruise control, e poi settarlo qua sulla razza del volante, e poi non è adattivo su una macchina che comunque costa tanto ed è di un certo rango? No, vale lo stesso discorso del satellite, ormai i clienti Renault sono abituati a non avere il cruise adattivo e guidare... Sdoganato anche questo. Sdoganiamo tutto. La cosa che mi fa impazzire dello sterzo è che non è precisissimo, ma ci sta, siamo su un SUV, ma soprattutto... che il diametro di sterzata è molto ampio. Ma sentiamo la tenuta di strada, siamo sulla versione 4 ruote motrici, il terreno è veramente molto viscido, giù tutto l'acceleratore in uscita, le sospensioni sono tarate abbastanza sul morbido, comunque confortevole, non so tu come l'hai trovata, Luca. Estremamente confortevole, i sedili sono particolarmente curati da un punto di vista sedili della seduta, top, esatto, anche poi il poggiatesta regolabile in qualsiasi posizione, devo dire che... da un punto di vista di comfort non c'è niente da dire negativo, anche perché poi... Io una cosa ce l'ho da dire negativo. Se in realtà non riesco ad appoggiarmi ed attaccarmi a nessuna parte da questo lato, dal lato della portiera, una cosa magari leggermente scomoda per aprire e chiudere la portiera, ho il maniglione antipanico di qua, Bravo! Va bene così. Sai cosa volevo dirti? Sentiamo. Il rumore del diesel, del motore? Vabbè, quello entra. Ma è bello o è brutto? No, è insentibile. Ah, ok, sei d'accordo con me che è proprio brutto. Detto in maniera molto onesta, se parliamo di comfort acustico, invece ti vengo incontro e dico che inevitabilmente sì, qualcosa di più si poteva fare. Sì, anche perché è molto comodo, come dici tu, sedili bellissimi, però... torno un passo più indietro, tenuta di strada comunque buona anche sui curvoni autostradali, si appoggia bene, non si scompone troppo se non andiamo ad esagerare. Versione 4 ruote motrici che ha un pulsantino qua in basso a sinistra con il selettore in 2 ruote motrici, 4 ruote motrici automatiche oppure 4 ruote motrici lock. E allora? Che vuol dire che possiamo bloccare la ripartizione della coppia 50-50, lì c'è il fango, ci buttiamo? Buttamose! Vai! Allora Luca, fango molto alto, angolo d'attacco mi pare 21 gradi, quindi buono, uscita intorno ai 24. Io sono terrorizzato. Siamo a circa 21 cm da terra, quindi sotto probabilmente non toccheremo, le sospensioni sono a molla, non sono pneumatiche, quindi non possiamo alzarla o abbassarla. Io sinceramente mi sento tranquillo, perché comunque la trazione bloccata così 50-50 e là nel display vediamo proprio la ripartizione della trazione fissa, mentre quando lasciamo le quattro ruote motrici automatiche vediamo proprio come cambia, 100% anteriore in condizioni standard, poi quando partiamo va un 5 dietro, quando iniziano a slittare le ruote davanti va fino al 50 dietro. Stiamo andando veramente in tutta tranquillità, non sento assolutamente ruote che slittano, che hanno problemi. No, non stiamo toccando, ovviamente. Non stiamo toccando sotto. Luca, non so se fermarmi nel pozzangherone e testare la motricità della Koleos. Qua tra l'altro c'è un buco nuovo, Andrea, esageratamente lo grande. Speriamo senza problemi. Ma senza problemi. Le ultime senza parole famose. Occhio, problemi, eh? Senza problemi. Occhio che siamo dentro con le ruote anteriori. Mi fermo così. Situazione brutterella, no? Sì, fammi vedere la telecamera fuori cosa ci fa vedere. C'è sia la nostra telecamera, ma volendo bisogna mettere la retromarcia, anche la telecamera di parcheggio, tra l'altro con le righe che si spostano. Certo. E ci fa vedere che siamo proprio dentro il fangazzo. Certo. Allora, io toglierei i sensori del parcheggio, facciamo così non ci rompono le staccate, tra l'altro a 360 gradi e... un minimo di gas e siamo fuori. No, trazione e motricità devo dire molto bene. Assolutamente sì. Ma ce lo facciamo un pezzo fino alla cascina? No. Dai Luca, facciamo ma no, un pezzo fino alla cascina. Ma no, ce la dai, facciamo. Facciamo un pezzo fino alla cascina, ma ce la facciamo. Ma non ce la facciamo. Ma vediamo se è un vero fuori strada, se no ci dicono sempre. Ma fate solo proprio questo pezzettino qua che, ragazzi, vi assicuro che qua la cosa critica è il fango più che altro e non fate mai cose un pochino più hard. Ma io mi sento abbastanza sicuro volanti questa Koleos. È alta, non abbiamo i pneumatici giusti, però... Ti senti hard, diciamo. Sai qual è il problema? Quello che dicevo prima, il diametro di sterzata e poi tutte le volte che ci fermiamo si riattaccano i sensori, diametro di sterzata che non ci consente di fare una manovra comoda qua.
Che peccato! Però vado fino là in fondo, giro e torno indietro. Va bene. Dai, lo voglio fare, voglio divertirmi con sta Koleos. Il ritorno lo faccio più stile Hazard, Boy Luke. Siamo in discesa, quindi non abbiamo problema di fermarci in mezzo al fango. Così da provare un pochino meglio le sospensioni. Anche qua non tocchiamo sotto. Stiamo andando abbastanza tranquilli. No, ragazzi, strade bianche, strade marroni alla grande. Ma direi anche qualcosa di impegnativo più che di strade bianche, strade marroni. Cioè, secondo me. T'ho detto, andiamo alla cascina, andiamo alla cascina. Ok, territorio inesplorato per noi. Andiamo fino alla cascina che ci hanno detto essere un pochino più avanti. Qua inizio a avere qualche preoccupazione, eh. Solchi veramente, veramente alti. Veramente alti. Ci stiamo un pochino sbandando perché. Ecco, senti le ruote che iniziano un pochino a scivolare. La vettura che va un pochino dove vuole. Abbiamo ripreso trazione, motricità, ti sento preoccupato, lo sono un po' anch'io, qua abbiamo toccato sotto, rischiamo di finire nel campo, no, ce l'abbiamo fatta, dai, siamo fuori dalla zona critica. Guardare la faccia di Luca per capire la situazione, anche perché abbiamo degli pneumatici che non sono propriamente da fuoristrada, Luca, che dici? No, di proprio che non sono da fuoristrada, propriamente. Ce l'abbiamo fatta, Bordon, siamo nel prato! Dai, tornami dal prato, Torniamo dal prato? Andiamo su fino là, vediamo se riesce con così, questi pneumatici a salire. Così se avevamo il dubbio di riuscire a non farci sparare, adesso ce lo siamo fugati proprio completamente. Ma perché siamo quasi alla cascina, volevo arrivare fino alla cascina. Vediamo. Ce l'ha fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. La cascina è là. È quella là, eccola la cascina. Mamma mia. Torniamo indietro, non ce la faremo mai. Torniamo indietro, vuoi far vedere la retrocamera? Certamente, volentieri. Eccola qua, siamo praticamente nel prato. Non riesco a girare perché è stretto qua e non voglio finire nei solchi che ci sono lì a sinistra perché lì veramente non ci usciamo più perché sono alti tipo 50 centimetri. Gireremo nel prato e faremo la stessa strada al ritorno, che sarà più semplice perché è in discesa e quindi la discesa ci dà una mano. Ecco, però c'è una cosa che devo dire. Sai cosa rompe le scatole? Il sensore di parcheggio? No, non il sensore di parcheggio, quanto i poggiatesta posteriori. Sì, il sensore di parcheggio è inascoltabile perché tutte le volte che si mettono in muto ma si tolgono, si riattivano con il volume, e fuori strada questa cosa dà fastidissimo. Poggiatesta posteriori che non si possono abbattere e quindi in fuoristrada non è comodissimo. Ma anche nella guida di tutti i giorni, quell'1.8 è troppo, quell'1.8 è molto piccolo, sì, dallo specchietto retrovisore si fa fatica a vedere. Infatti la scena improbabile di Andrea che fa manovra alzandosi sul sedile. Ma si vede che non sei un fuoristradista, così fanno i fuoristradisti, così, ma anche a volte fanno così per vedere dove stanno mettendo le ruote. Ecco, fuoristrada per principianti con Andrea Galeazzi, la prima stagione sul D-Max. Dai, torniamo senza, vediamo di non cadere nel fosso. Perché la strada è stretta e questa Koleos è larga. Devi stare attento a quel passaggio là che prima abbiamo toccato sotto. Non abbiamo toccato sotto, è stata una pressione. No, sì. Ero troppo concentrato a dove mettere le ruote. Tu eri lì, tutto in fase di guida. Guarda che buco. Qua abbiamo toccato forse, perché qua il buco è veramente importante. Qua un filino abbiamo toccato, ma era più di 20 centimetri. Qua accelero un pochino perché non vorrei rimanere in pantanè. Qua la vedo hard. Qua la vedo hard, ma ce l'abbiamo fatta. Tranquilli, la discesa aiuta. Luca, siamo fuori, siamo sopravvissuti, cara Renault, ti riportiamo il Koleos indenne, nonostante questo passaggio abbastanza critico oggi con tutta quest'acqua. E qua faccio Hazard. Ole, fuori. Siamo usciti, Luca, metto le due ruote motrici così consumiamo un po' meno, parlami della plancia. Andrea, la plancia, allora, da un punto di vista di organizzazione abbiamo la stessa che abbiamo trovato su altri modelli di Renault. Abbiamo questo inserto. Di che materiale è questo? Plastica. È plastica. Plastica. E poi siamo un po' messo lì a caso, è vero che c'è messo anche le portiere, però. Ci sono le cornici intorno alle bocchette del climatizzatore e anche intorno a questo elemento in plastica di cui vi ho parlato poco fa. C'è l'impianto Bose e c'è. Che però, suona benissimo. Che suona benissimo, però ci sono materiali che non sempre e non in totale sembrano. Sono un po' delle cadute di stile rispetto a quella sigla inizial Paris che ti aspetti. Cioè ti aspetti di salire su questa macchina e avere una sensazione molto premium. In realtà i sedili te la danno, magari anche qua davanti con questa impuntura, il cruscotto, il volante te la dà, poi guardi qua, plastica, bruttarella. Ci sono, ripeto, sì,
alcune cadute di stile. 0-100? 9 secondi e mezzo, velocità massima 201 km/h. C'è lo start and stop e giù tutto l'acceleratore. Proprio qua ho tolto le quattro ruote motrici, in accelerazione, non dovevo. Effetto? Scooterone. Un pochino mitigato, dai. Ma che mitigato? Ma ancora arrivi alla velocità. Dai, freniamo! Strada sdrucciolevole, frenata buona, un pochino beccheggiato, sono entrate le quattro frecce. Io direi che sulla frenata ci siamo, non ho anche l'uso quotidiano. Sulla frenata ci siamo, mi sarei aspettato 9,5 da 0 a 100. Allora, i dosi li assorbe bene, le sospensioni ci stanno. Neanche da dire. Qua abbiamo la possibilità di usare il touch per andare a vedere tutti i sistemi di sicurezza, tutti quelli che vi abbiamo raccontato prima. C'è anche l'avviso dell'angolo morto e l'active braking, quindi la frenata automatica. L'angolo cieco, angolo morto. Poi, cosa vuol dirvi? Una cosa sul climatizzatore, Luca, lascio a te. Ragazzi, il climatizzatore è rumoroso, ma cioè, a parte che ci impiego un quarto d'ora ad aprire e chiudere, perché a volte va, a volte non va. Tu poi sei da passeggero, ti sei potuto distrarre, io da guidatore faccio benissimo. Un po' fatica. Allora, adesso abbiamo ovviamente la possibilità di scegliere l'automatismo dei flussi tra soft, normal e fast. Mettiamolo in normal per un momento. Siamo a 2 su 8, attenzione. Attenzione che già c'è il rumore che è abbastanza... Adesso lo metto al massimo. Siamo in fase di rullaggio. Siamo pronti a decollare. Sembra il decollo da City Airport, quando l'aereo tiene frenati le ruote da tutta manetta. Cioè praticamente... Perché la pista è lunga 4 cm e mezzo, diciamo. Sì. Sì, detto no, rumoroso, questo, però, c'è la possibilità di refrigerare e riscaldare i sedili, cosa non da poco. Sì. Ecco. E poi sono ovviamente separati diciamo, le temperature, e soprattutto non bisogna aprirlo per regolare la temperatura. Certo. Abbiamo fatto vedere prima la retrocamera. Quanto consuma? Consuma 11 km, ci consente di percorrere 11 km, mamma mia, ci consente di, oddio, ci consente di percorrere 11 km con un litro di gasolio in città, intorno ai 12-12,5 al limite autostradale e 15 a 110 km/h. Che non sono elevati come consumi per una vettura di questo tipo, li ho rilevati in eco, non ha le modalità di guida, solamente eco. E tra l'altro... in parte 2, in parte 4 ruote motrici, ma se lasciate in automatico non cambia tantissimo il consumo. Questo vuol dire che questo cambio sarà pure brutto, ma comunque è efficiente. Certo. C'è la possibilità di cambiare lo stile del cruscotto nella parte centrale in 4 diversi colori e grafiche, però gli indicatori laterali di benzina e di temperatura dell'acqua. No, la cosa carina è che cambiano anche i colori. Cambiano i colori, c'è un po' di effetto lounge, lo abbiamo. Quanto costa? Prima che io faccia il 40-50 con questo cambio, vediamo se riusciamo a farlo. Ma l'inizial pari è un mondo un po' a sé stante. Diciamo che questa Koleos parte da 31, non riesco a parlare. Pare che costi 31.000. Parte da 31.000 euro e raggiunge i 45.000 nella versione che stiamo provando noi. Allora, secondo me... Allora, 31 sono pochi per una vettura di questo tipo, però sì, non l'abbiamo vista e già qua le finiture a volte su qualche cosa, c'è qualche cosa di stile, non so come potrebbero essere sulla base. 45, secondo me, possono starci, ma allora aspetta che 40, giù tutto l'acceleratore, ho simulato la terza, 50, non abbiamo problemi, coppia ce n'è, prova superata, mi sembra un po' una vettura... non so, con una tecnologia non al passo coi tempi e soprattutto non al passo e a livello di altre vetture di questo segmento. Abbiamo provato la Scenic pochi giorni fa, Initial Paris aveva dei sistemi di sicurezza che mi hanno convinto di più, ma anche di aiuto alla guida, non solo di sicurezza. Sì, sono d'accordo con te, se dal mio punto di vista fai una valutazione che si limita soltanto all'abitabilità, naturalmente cambiando segmento non c'è paragone, se ma vogliamo stai molto più comodo qua, esatto, ovviamente esatto. Per me, che sono alto molto meno di te, sono alto 1,61, io sto bene o male comodo su tutte le vetture, a volte trovo difficoltà su alcune vetture perché ho il sedile troppo lungo, il cuscino, qua invece il sedile veramente comodissimo, nulla da dire, però l'accoppiata, rumorosità del motore, diesel, cambio, non so... abitacolo, che non è brutto, attenzione, intendiamoci, però mi fa dire che non mi ha fatto impazzire, preferisco di gran lunga la Scenic, pur essendo una vettura completamente diversa, però comunque sempre del gruppo. Però un SUV di media grandezza, con tutto, a 45.000 euro,
non è facile trovarlo. No, quindi l'alternativa vero, dal punto di vista economico c'è. Sì. E da un punto di vista di design a me Coleos non dispiace. Neanche a me, neanche a me, rispetto alla prima serie che era uscita inguardabile. Secondo me si erano sbagliati a disegnarla. Questa è molto più bella anche dietro, i fire led che ci hai fatto vedere prima con quella linea che è, quasi, che è quasi continua. Tra l'altro ha quasi iniziato a nevicare. Bella, sì. Vabbè, diteci voi cosa ne pensate, fatecelo sapere su automoto.it, su Facebook, su YouTube, insomma, come al solito, dove volete. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.